Mi fa volare Red! Guarda, mi fa volare! Mi fa volare! Mi fa volare però! Perché lo zombie mi fa volare? Oh, oh no, cosa hai fatto? Questo disattiva la gravità! Guarda che roba, Red! Cosa cavolo hai fatto? Ok, bellissima. Ah, io ho preso danno! Anch'io ho preso danno! Allora, io prendo una mezza margherita, mezza tonno cipolla, la seconda pizza... Credo, ma Scudi, non prende appunti. Red, questo è il peggior pizzaiolo che io abbia mai visto. Non credo che sia lui il pizzaiolo, sai, forse è questo. È vero! Questo vende i taco, si chiama Let's Taco, quindi vende i taco. Quelli lezzi, proprio, quelli sporchi. Ma porco, ci schifo. Sai che secondo me abbiamo sbagliato strada, perché la pizzeria non era qui, Oh, oh, ma porca di quella porca. Red, non è che mi hai mentito, perché anche l'ultima volta mi avevi promesso il gelato e ci siamo ritrovati a combattere contro creature strane. Io non mento mai. Se avessi le dita non le incrocerei in questo momento. Credo che se vogliamo la pizza l'unica cosa che possiamo fare è premere questo bottone che anche questi simpatici signori che non parlano ma fanno versi stanno indicando. No, c'è la signora che mi ha ciancicato un po' un orecchio, ma vabbè, non importa. Non la toccare, poverina. Ok, ok. Comunque, sai che quel tipo che mi ha detto di venire qua ricorda un po'... Sai quella nonna che di cui mi avevi parlato, che era una strega, che poi dopo era... Cioè, stiamo parlando di mia nonna, Red. Eh sì, ma tu hai detto che era una strega, non l'ho detto io. Ho capito che era brutta, ma non è che solo deve sapere tutta YouTube Italia. Ma io parlo per i poteri che aveva, non per quell'aspetto che aveva. Ah, ok, sì, aveva il potere di darti solamente un euro e credeva di averti dato tipo 100 euro e tu ti devi fare, yeah, grazie nonna, sono contento. Vabbè, magari con un po' d'Alzheimer, un euro. No, no, non è Alzheimer, era Sirchia, Red, porca di quella porca. Ah, ma come no? Ma era tua nonna! Red, non mi sembra la pizzeria. Ma lì ci sono delle torte però, Oh, dove? Ecco, un pezzo di torta lì. Lo vorrei con meno lag magari. La torta con lag non la digerisco io. Secondo me siamo in un glitch dentro. Red, che vuol dire la scrittina tempo prima della prossima ondata? Mi hai convolto in un'altra ondata zombie, Red? No, tu non volevi andare a nuotare al mare? Sì, ma siamo nel deserto. Qui siamo in spiaggia. No, guarda, qui c'è il mare. Ah, ok, non è male. Ci sono anche gli zombie però, Red. Oddio! Ci sono anche gli zombie. Ma no, ma sono i clienti quelli insoddisfatti della pizzeria. Questa è gente che si è presa anche troppo sole, mi sa, Red. Scusate, non compro nulla. Sono quelli che ti vendono le cose in spiaggia. Sì, le rose. No, no, niente. Vu compra rosetta, vu compra rosetta. No, cosa? Buono, cocco bello, ok. Mi sa che dobbiamo affrontare orde di zombie prima della cena, così bruciamo già le calorie, mi pare giusto. Presumo di sì, sai, così ce la gustiamo di cosa più. Cosa non si fa per una pizza, anche se mi sa che sono tutti morti, Vabbè. ma sai perché ci sono tutti i vasetti delle mance in giro? Perché tua nonna diceva sempre, mancia che ti fa bene. Ma cosa? Conosci che troppo bene mia nonna, Red. Siamo imparentati e non lo sapevo. Probabilmente sì. Non è che a me dava un euro e a te dava gli altri 99, no? Ecco perché vado in montagna di solito. Ah, questi zombie. Ah, perché li puoi buttare giù direttamente, perché ci sono anche là gli zombie, È buoni! Red, stanno inseguendo tutti me. Non andare lì, lo sai che lì c'è il glitch della vita. Sì, ma ci sono anche le torte. Ci sono anche le torte. Red, muoio. Ok, Red, com'è che tu sei a 15 e io sono a 4? Non parlo, vado a comprare qualcosa da qua. C'è lo shop, vai a shoppare, malefico. Lui c'ha il denaro, ecco chi dava gli altri soldi mia nonna, lo sapevo io. Ma non è vero. Lon, guarda cosa ho comprato con i soldi che mi ha dato tua nonna. Che cosa? Ho investito in borsa. Cosa hai comprato? La spada Faiga. Ho comprato una spada che si chiama Steel Sword. Che fa... Io un po' di dindini li vorrei, anch'io voglio comprare cose. Sto morendo, io muoio, Lon. Tu muori tu con la spada figa, immaginati io con la spada di schifo. Ma c'ho la spada figa, ma non la so usare. Lasciami un po' di kill, cedimi un po' di denaro. Senti, se muori posso rubarti il portafoglio? No, intanto scappo, non siamo tranquillo. Come intanto scappo, Red? Red? Tu hai detto che dovevi fare le uccisioni. Sì, ma porco di quella porca, era per dire. Aspetti. Guarda il mio zombie. Il mio zombie è differente, zombie. Ok. Ok, prossima ondata, siamo alla quinta ondata. Ok, Oddio, fanno male, non... fanno male. Aia, fanno tanto male, questo mi segue con le accette. Non l'accetto io, la spado direttamente. Arf. Perché sto dicendo arf che non so neanche cosa. No, mi stanno arrivando anche delle zaffate di cipolla incredibili. Quindi arfa dall'altra parte. Ma non ho ancora mangiato. Appunto, ce l'hai tuo schifoso già di primo mattino. Lon, quando esce arf. Morici, vieni qua, morici Red, morici.
sono un attimo in difficoltà. Ce ne ho tipo tantissime. Anch'io. No, da dove è arrivato il signore? Reddo due cuori. Io ne ho qua 5. Ma dove stai andando? Perché veniloti? Così li ho messi tutti uno vicino a quell'altro. Se riesco a prenderne più di uno alla volta, è finita. Ho tre. Ok, ne ho due. Ne ho due. Aiuto. Dai, sto facendo una bella strage. Attento, Red. Tu da una. Non mi venire. Ho un cuore. Cioè, è normale, normalmente le persone normali hanno un cuore, ma vabbè. Lol, guarda, sono stato da Zara e ho comprato i vestiti nuovi. Ma secondo me è tipo un vestito di cartone, Mi sembra che tu abbia del cartone addosso, ma vabbè. Ma sai che non li vedo? Tu la vedi la mia armatura? Sì, non perdi nulla, sei brutto come prima. Cioè, sei bellissima. Lol, mi hai superato di punti, non va fatto bene. Ma se ne hai spesi 20 tu per l'armatura, in realtà ne hai 20 più di me. Ma io in realtà spendevo tutto, c'avevo la tua nonna che mi dava i soldi. Cosa, Red? Come, scusa? Gatti di zombie? Troppo veloci. Non scappa. No, orco cane, troppo veloci. Aiuto. Perché dobbiamo farli fuori subito. C'hanno le scarpe faghe. Rubagliele. Porta pazienza. Soldi. Mi ammazzano. Non voglio tua scarpa. Scappa che vengono da me. Ah, ok. Sì, neanche tanto. Qua ci muoio. Aspetta, li prendo da dietro. Red, no, meglio di no. Non pensare male. Red, anch'io c'ho l'armatura da pezzente. Allora Lon, vieni a inaugurare casa mia. Ma che non me la vedo addosso. È vero, non me la vedo addosso. Non ce la vedo. Però io vedo la tua e tu non vedi la mia. Vabbè, non ci perdiamo nulla, abbiamo il cartonato che addosso. Che brutta. Sembri un cabinato anni 80. Ma guarda, ma porca di quella porca offesissimo. Allora, Red, siamo alla penultima ondata. Poi ci trasferiscono in qualche nuova zona di villeggiatura. Attento. Davvero, ci trasferiscono? A quello che ho capito, c'era la brochure. Ok, ok. Attento. Andiamo a mangiare attento, sushi attento. Invece Red, che la ti stanno circondando un po' tanto. Ai, mi stanno palpeggiando il cartone. Red, aiuto. Quanti cavolo ne hai? Red, ha mezzo cuore. Io ne ho uno. Ok, aspetta. Ci morirò, ma ti vengo a dare una mano. Perché io sono un pampino che vuole la pizza. E faccio di tutto per la pizza. Ho mezzo cuore. Ho mezzo cuore anch'io. Aspetta. Oh, mia donna. È l'ultima ondata adesso? Oh, potrebbe arrivare qualcosa di grande. Potrebbe arrivare il bagnino capo. No, il bagnino capo che mi fa la cosa di Baywatch. Proprio no. Sì. È un uomo che si spaccia per Pamela Anderson di Baywatch. Fidati. Cos'è? Oddio, guarda. Sta perdendo. Oddio, cos'è? C'è l'acido. Oh! Sì, c'ha pure il caricabatterie per l'iPhone portatile. Ha preso fuoco da solo. Si è tirato il fulmine da solo. Non è molto furbo. Attento, Red, che questo fa male, Fa malissimo, tre vite, tre cuori. Tanto sta colpendo te. Aia, no, sta colpendo me. Decisamente vuole colpire. No, signore, ne possiamo parlare? Non mi piace la spiaggia, volevo la porco cane, ma ha fatto malissimo col fulmine. Lon? Sono appena tornato dal mondo dei morti. A quanto pare non possiamo morire grazie a quella maledizione di tua nonna. Davvero? E quello, il tuo odore non è migliorato. Oddio, dove siamo? Io mi ricordo dove siamo qui. Vedi questo fuoco? Io, il signor anziano e tua nonna, quando stavano insieme, venivamo qui a fare la colazione la mattina. No, non volevo saperlo, Red, non volevo saperlo decisamente. E tua nonna me ne dava anche lei, però a te diceva, non devo viziarlo, quindi ti dava solo un euro. Però forse queste cose non te le dovrei dire, giusto? No, non me le dovresti dire, Red. Maledizione. Siamo nella foresta di Slenderman, mi sa, qua, C'ho la big idea, aspetta, Red, cerco di rifugiarmi là sopra e ti lascio là sotto a combattere. A posto, di Red, divertiti. No, vai giù, mia idea, mio rifugio. No, ci sto io qui. Red, sono andato a fare la pipì, ho trovato una pozione che mi permette di vedere meglio. Ma perché sei sempre così fortunato, io no? Perché tu non vai mai a fare la pipì dietro gli alberi, me la fai sempre addosso a me. Red, ci stanno massacrando? Vai, vieni a ucciderli tu. Ma cosa vieni a ucciderli tu? Pepe, io fuggio. Ma perché fuggi? E dopo ti lamenti che non hai soldi, lo so, ecco perché tua nonna dava tutti i soldi a me. Aspetta, ok, vengo a darti una mano, ecco qua, The Long Game era salvataggio. Ma da che ci stiamo? Cuciniamo un po' di marshmallow qui sopra il fuoco. Ah, li portati, Red? I marshmallow sopra. No, devi portarli tu. No, io ho detto che portavo i panini. Io porto sempre i panini. A parte che io ero venuto per la pizza, Red. Come si è finito da una pizzeria a mangiare al campeggio? Red, guarda, sono talmente tristo che bevo. Ecco qua. Non era alcolica, come l'ho detto apposta. Ma come no? Però devo tornare a fare la pipì di colpo adesso. Torno fra un attimo. Ma non.
c'hai delle bollicine che escono dal tuo corpo. Era effervescente la pozione. Ma mai che mi porti in un luogo bello, Red. Sempre con gli zombie. Ma è la prima volta che ti porto qui. Ok, au, au, aspetta, aspetta. Magari ti piace. No, è che io sono anche daltonico, quindi confonderli dal verde della foresta non è per niente semplice. Beh, guarda che anche se non sei daltonico, verde su verde si fa fatica. Aspetta, Red, attento alla dietro di te. Oh, oh, tanti signori. Comunque, io in campeggio con te non ci vengo più. Guarda cosa ho trovato. Ehi. Red, porta pazienza. Oddio, c'è un signore che mi sta portando dei cosciotti di pollo. E anche da bere, ma cos'è, il cameriere della pizzeria di prima? Non è la pizzeria, ormai siamo al campeggio, ha invitato di... Quanta gente ha invitato in campeggio, Red? Ho detto che c'era una festa e si sono... A parte come sei vestito, Red? Te lo stavo per dire, ho trovato questa cosa di fianco al fuoco. Ok, certo. E adesso sono abbastanza più protetto. La voglio anch'io. Mi tira i polli. La voglio anch'io. No, me la compro anch'io perché con tutte le kill. Ah, sì, l'armatura da cavaliere, figo. Sembra Miley Cyrus. Sì, perfetto. Sembra... È sempre stata il mio sogno fin da bambina. Mylisaurus ce l'ho su Arkin, in effetti. C'è un dinosauro che si chiama Mylisaurus. Che genialata. Sì, ma il bello è che è un dinosauro che ha la coda tipo Wrecking Ball. Dai, Red, abbiamo qua definito che questo mondo si passa al prossimo. E di nuovo, tratto di nuovo il signore del catering. Ci ha portato di nuovo il pollo. Ma basta. Ma io non mangio pollo. Detto che non ero più interessato al pollo. Au, au. Però fanno tanto male. Nonostante abbiamo una nuova armatura, fanno comunque tanto male. Ma perché tu sei vegetariano? Red, sei Red, attento che ci stanno venendo tutti a te. Hanno capito che c'hai tu il marshmallow. Se adesso vogliono tutti i marshmallows. Ma no, ma quelli hanno il pollo. Perché dovrebbero volere un marshmallow? Probabilmente non li voglio la carne. Guarda, tutti da me col pollo. Sanno che è la mia nemesi. Bevo di nuovo per dimenticare. Che meglio. Ma non è roba alcolica. L'abbiamo Tieni, te la regalo. Tienila allora. No, tieni tu la bottiglia. Non... Adesso ce l'hai tu di nuovo. Allora inquino la foresta. No, vai via. No, ma via nel fuoco. Almeno si scioglie. La regalo a te. Opa. Via, 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 ma via, basta. Via, via. Vai tu a buttare via l'immondizia. Non c'ho voglia. Oddio, Lon, mi fa male tantissimo il braccio a forza di tirare spadate. Ah, io faccio far tutto direttamente a te, quindi mi risparmio la fatica. E dopo non lamentarti che non hai abbastanza muscoli nel braccio destro. Vabbè, almeno mi sono nutrito bene, ho mangiato marshmallow fino adesso, intanto che tu uccidavi gli zombie. Eh sì, dopo quando tu dovrai andare in bagno, io starò qui a festeggiare col mio pancino che sta bene. Ah no, mi sono mangiato tutto, proprio tutto, Red, tutto. Scusami. Anche il bastoncino del marshmallow, tutto ho mangiato, avevo fame io, Red. E io cosa mangio che mi brontola lo stomaco? Ah, non lo so, ma ci sono gli zombie, tirali una mozzicata. Dai che è la penultima. È la penultima. Red, ancora con le carni, ma basta. Basta, vabbè, almeno mi ha portato da Aspetta, mangiare. Ai. No, quelli piccoli sono i più schifosi, non riesco a prenderli. No, bambino placati, non firma autografi. Aiuto. Sanno che siamo youtuber, vogliono tutti autografi adesso. Ma guarda te, me ne sono si può neanche stare tranquilli in campeggio. Ah! Aiutami, ho mezzo cuore, Red. Io ne ho tre, vieni qui da me, vieni qui da me. Vieni qui da me, cosa, Red? È perché li faccio salire uno alla volta. Ho due cuori, io ci muoio, anch'io ci muoio. Ho mezzo cuore, anch'io, sono morto. No, perché stavo dicendo, se cado, mi sono incriccato una caviglia e sono morto malo. Adesso io mi... Oddio, non posso comprarmi la spada quella di super acciaio ferro. Non ti serve, dalla me, te la rivendo io su eBay. Dammela qua che la controllo io, magari ti hanno venduto una spada fasulla. Red sta per arrivare all'obo del boss, mi sa. Ti ho buttato quella migliore. Oddio. Cos'è? No, è lo zombie taglialegna, Aia, ci lancia. Come ci lancia? Ci lancia via, è forzuto. Porca boia. Oddio, si cura. Si sta curando, anche, si sta curando con l'amore per la natura. Vedi, Red, abbraccia un albero anche tu. Io gli ho fatto la pipì sugli alberi. Allora non li abbraccio più. Aia! E si è arrabbiato perché ho fatto la pipì. Si è risvegliato perché tu facevi la pipì. Mi ha picchiato, non devo più fare la pipì sugli alberi. Come fa a curarsi? Non lo so, c'è malefico, malefico, aiuto. Cosa in mano. Aia! Ah, mi ha buttato sul fuoco! Oh! L'ho ucciso. Oh! Ucciso. Oh! Perfetto. Oh. Già teletrasportati? Dove siamo? Ah, finalmente siamo tornati a casa. No. Cosa c'è per terra? Dove cosa siamo? Ma qualcuno ha giocato a Shanghai e ha lasciato i bastoncini per terra per caso? Mi sa di sì. Ma è la casa di un riccone. Guarda che roba, c'è tutte le statue strane appese. Sì, guarda. Oddio, ma guarda. Tutto, bello sto posto. Tutto luminoso, tutto. Guarda qua. Non male. Oh no, ho rotto una candela. Red, non si rompono le candele a casa altrui? Ma chi è che abita qui, dannazione? È Lara Croft, la nonna zombie di Lara Croft, a quanto pare. Aspetta. Ah, io pensavo ci abitasse Lara Croft, quella sottiletta. No, Lara Croft. Ah, giusto, visto che siamo su Minecraft, c'è Lara Croft. Giusto. Cos'è questa roba? Un tavolo per dei riti. Riti santanici. Qui ti viene fuori il cantante con la chitarra. Sì, esatto.
Oppure Sant'Annici, ti viene fuori direttamente la bottiglia d'acqua confezionata. No, che se mi capo di nuovo da fare la pipì, aspetta, dove faccio ma la pipì basta, stavolta? Ma no, qua non ti serve fare la pipì. Ma ancora funziona la pozione, vedo tutto iperluminoso. C'è la Gravity Gun, Red, c'è la Gravity dov'è? Gun. Dov'è? Oh mio Dio, costa 30 punti. Quella... come quella è la Gravity Gun? Non ho mai giocato a Portal. Sì, ma non c'è il disegno della Gravity Gun. No, vabbè, c'è un disegno strano, in basso a sinistra, au. Ah, ok, dopo ci guardo, adesso sono un attimo impegnato. Sono un po' impegnato con i palpeggiatori seriali pure io. Maledetti schifosi. È l'ultima volta che mi faccio invitare dalle sorelle delle VIP. Red, mi servono due kill, aspetta. Guarda che adesso finisce l'ondata con questo, no. Signore. Dov'è il signore? Signore. Guarda che è finita l'ondata. No? Mi mancava una kill, ma no, ma no. Dai, ne fai il prossimo. Secondo me sono i dipendenti scontenti che lavoravano prima alla casa di Lara Croft. Lei non ti paga e lei è povera. Lara Croft c'ha i soldi e Lara Croft no, ti paga in cubi di Minecraft. Oh. Per non pagare li ha uccisi tutti. Buoni, capito che ho bisogno della kill. Come buoni, li stai assaggiando? No, non in quel senso, dicevo buoni, placatevi. Non è che mangi gli zombie. Ma cos'è, una partita di rugby adesso? Stia buono, no, placatevi. C'è lo zombie maggiordomo? Eh sì. Ma dimmi te. C'è lo zombo di Lara Croft. Aspetta, guarda, appena lo guardi ti fa tipo la visuale con lo zoom. A te mi ha fatto una visuale. Davvero? Sì, mi ha fatto una visuale stranissima lo zombie maggiordomo. Dov'è? Ah, ma l'hai ucciso. L'ho ucciso. Mi ha zoomato tutta la vista e mi sono spaventato. Sono una pianta. Ci ho fatto la pipì su quella pianta prima. Ok, e stavo concimando, ma sono un po' confuso sull'uso del concime. Sono una testa. E lui. Ci ha fatto la pipì il cane lì prima, Ma dov'è il cane? È morto, il cane è morto, Red. È morto. Oh no, gli zombie. Guarda i bambini. Oh, sono i bambini che corrono, Red. Aiuto. No, non voglio bambini. Ci penso io con il cannone che li butta verso l'alto. Boom. Cosa hai fatto? Red, non mi lanciare gli zombie per aria. Uccidi. Cosa? Ma stai lanciando gli zombie per aria? Ma sì, Lon. Ognuno si diverte come può. Non è che in realtà hai mangiato fagioli su scuregge, vero? Sono dei catalizzatori per scuregge. Ah, ecco, appunto. In realtà è una confezione di fagioli di quelli belli pesanti e difficili da digerire. Esatto. È proprio quello. Non... oh, piccolino, guardalo. Come che carino! Bene. Che carino che sei! Non voglio avere figli. Ok, siamo alla 28. Ancora i pampini. Quanti pampini? Manca pochissimo all'ultimo ondata. Dai. Siamo liberi. Dici? Così posso andare a mangiarmi quella pizza. Perché fino adesso sto mangiando solo bambini zombie. Ma vabbè, non importa. Ma prima hai mangiato tutti i marshmallow invece. Vabbè, dettagli. Non erano così buoni. Red, mi ammazzano. Hanno la palla in mano. Ah, non la palla. Non voglio giocare a palla con te. No, mi hanno ammazzato. Aspetta, Red. Aspetta, mi sta arrivando un bambino vicino. No, per un secondo mi ero spaventato. Voglio la Gravity Gun, Red. Dagli la palla. E prendila. Dagli la palla. Non è un cane da riporto, Oddio, se dai. Ho dato una spadata a uno zombie. Sì? È finito sopra questo stand dell'armatura. E si è un po' spostato. Davvero? Sì, ha fatto un salto. Ok, aspetta che mi prendo la Gravity Gun, la voglio. Oh no, mio cosa Dio, hai fatto? Questo disattiva la gravità. Guarda che roba, cosa Red. Cosa cavolo hai fatto? Ok, bellissima. Ah, io ho preso danno. Anch'io ho preso danno. Ne valsa la pena, cioè non c'erano gli zombie. Ma vabbè, non importa. È un air cannon per tutti. Un air cannon per tutti, ci facciamo male dopo. Però possiamo volare per un breve istante. Red, magari possiamo trovare un punto sicuro da cui... Si potesse salire sui candelabri? Aspetta che l'attivo. Ah, attivata, mammino butto. Vai. Volo, no, Red. Sì, ce l'ho fatto. No, sono i muri invisibili. Ah, mi stanno raggiungendo. Aspetta, ci sono gli zombie volanti. Ok. Ho perso tantissima vita. Anch'io, non è stata una buona idea, Red. È stata veramente una pessima idea. Bambino, non gioco a palla con te. Io non compro più quelle cose dei cinesi. No, Red, mai più su... La Gravity Gun non... Non era la Gravity Gun. Mi hanno ingannato, la R era scritta giusta stavolta. Ti sono fatti più furbi. Tento. Oh cavolo. No, c'è lo zombie. Narco cane. Ho un cuore. Aiuto. C'era lo zombie quello furbo. Ma do, adesso non vedo più niente. È tutto buio, Red. Devo andare a rifar pipì da qualche parte. Au! Ah, basta palpeggiarmi. Red, facciamoli fuori che la prossima ondata è quella del boss. Ho giusto il tempo per andare in bagno. Ok, quasi fatti fuori, Red, ce la possiamo fare. Dai, ne va della pizza, Red, la pizza. Non dica. Guarda cosa ho trovato. Ma smetti di dire diha! Diha? Ho trovato questo uovo di maggiordomo zombie. Uovo di maggiordomo zombie. Red, tu e la biologia avete dubbi esistenziali. Beh, insomma, ho trovato questo uovo e lo voglio usare per tirarlo contro a questo boss. Ok, è lo zombie fantasma. Dov'è? Fantasma! Dov'è? È un... Oh mio Dio, guardalo! C'è lo zombie fantasma! Okay. L'ho distratto. Ok. No, non è distratto. Non è molto distratto. E palpeggia. Non è molto distratto. Mi grugnisce, mi palpeggia. Ma Red, ho paura. Ma perché è così maialoso? Ma poi perché è seduto nell'aria? Vabbè, lascialo stare. Intanto è troppo anche fantasmoso. Dai, che lo stiamo per configgere.
Ma... mi fa volare Red, guarda, mi fa volare. Mi fa volare. Mi fa volare però. Perché lo zombie mi fa volare? I zombie di oggi no. Ah, mi rifà volare Red, mi rifà... solo a te, solo a te. Aspetta, 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 perché ce l'ha con me? Io sono... ha una gravity gun. Oddio, sta volando anche lui adesso. Ok, no, perché mi ha spaventato, quindi volo via dalla paura. Oddio. Basta. Oddio. Aiuto. Aspetta, 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 devo cercare di non farmi far danno. Ah, è vero, mi spaventa proprio. Porca puttana, sto zombie è troppo forte, Red. Ok, sconfitto. L'hai detto, Lon. Oh, oh, ora dovremmo ripartire. Oddio. Oh, dove siamo stavolta? In un villaggio. Bello sto villaggio, Red. Se non ha la pizzeria, mi arrabbio. Senti, c'è il trattore qua. Ma non c'è la pizza, Red. Ce lo fa il farmer zombie sul trattore. Davvero? Guarda. Ma sì, è qui. Scusi, sopra. Scusi, signore, mi indica una pizzeria più vicina. Che sta facendo la sopra, signor farmer zombie? Qualcuno gli ha tirato un recinto in testa, tant'è che gli ha tagliata a metà e guarda. Lol, arrivano gli zombie contadini. No, i contadini no. È col perché? Grano che si fa la pizza, Red. La farina. È col grano che si fanno i soldi, Lol. No, quella è la grana, Red, sei un po' confuso, eh. Vabbè, ma anche il grano è sempre... Ah, ma non si non è che si ti può sei... andare anche nei campi. No, anche nei campi. No, mi stai rovinando tutte le tue coltivazioni, Lol. No, no, ma che sono un barbabietole, Red? Che roba mesi, è? Mesi, mesi di... non lo so, non le ho coltivate. Sono orribili, sono ignorante. Io mangio pizze direttamente. Io le pizze le colgo direttamente dal congelatore. Ah, io dall'albero delle pizze, penso. Aiuto, aiuto, aiuto. Mi sto sparendo l'effetto della pozione notturna. Aspetta che ho fatto la pipì prima, quindi non altro po'. Olè. Ma smetti di bere la tua stessa urina la quarta volta? Si non chiama... è la mia urina, credo sia di qualcun altro. Ma come? E perché tu fai la pipì di qualcun altro? Lascia stare, Red, è un discorso un po' complicato. Red, sono ore e ore che stiamo combattendo e notte fonda ormai. Non sento più il braccio, dobbiamo resistere fino alla mattina. Okay. E poi possiamo andare fino via a domani con mattina. Ce la possiamo fare, ce la possiamo fare, Red. Ne va della pizza, Red. Ma tutto questo per una pizza? Vabbè, senti, domani mattina bisogna farci anche cappuccino e briochina. Però intingo anche la pizza nel caffè latte, non me ne frega. Lon, siamo arrivati alla macchina, però io sto provando ad aprire le falla portelle. Partire, falla funziona. Partire, Red, dobbiamo andarcene. No, non fa niente, non fa niente. Secondo me è finta, l'hanno messa qui gli zombie per ingannarci. No, no, no. Ma non vedi che c'ha le luci fatte di Red, dobbiamo trovare una via d'uscita. Formaggio. Red, scappiamo per i campi. Oddio. Scappiamo per i campi. Sì. Una pizzeria prima o poi la troviamo. Via, mai più in avventura mai con te. Mai più, Lon. Ma come? Non è colpa mia. Cioè, i marshmallow saranno buoni, non dico di no. Ma volevo la pizza, porca di quella porca. E mi butto in acqua. No, non sono caduto in acqua. Non sono per niente caduto in acqua. Red? Non... Ah! Ok, dimmi che è rimasto il portafoglio là sotto. C'è tutto qui, Lon. Aspetta che quell'euro lo voglio. Ok. No, dov'è il cadavere? No. No, volevo i miei soldi, perché...